Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque. Via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Non basta essere dei campioni, per vincere serve professionalità, disponibilità e cortesia, qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Miglia, è tutto questo, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Cera Sarda, Panaria, ABK, Cotto d'Este, Italgraniti, Porcellanosa, Glam Stufe e Camini e tanti accessori. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. Ho conosciuto un mito, questo grazie a Leonardo Rosa e al suo primo libro, Auspicio di una lunga serie, Una strada lastricata di sogni. Ho conosciuto Stefano Bottoni, geniale ideatore del Festival dei Basket di Ferrara, una kermesse nata oltre un decennio fa e che oramai ha raggiunto traguardi di notevole importanza, tanto da essere un biglietto da visita tra i più rilevanti di Ferrara nel mondo. Non aggiungiamo altro, il libro parlerà per noi. Diciamo solo che il libro racconta un angolo di 50 anni della storia di Ferrara. Vediamo il video servizio realizzato da Marco Raboni per Taccuino Centese Web TV. Non potrei mai fare il barista. Buonasera a tutti, io questa sera ho il piacere di accompagnare Leonardo in questo percorso di conoscenza. Tutto grazie al sindaco Fabrizio Toselli. Non sono, la premessa mia, non sono un grande lettore di libri. Il fatto invece che sia riuscito a leggere questo libro vuol dire che il libro è comunque scritto bene, semplice. Mi è piaciuto e devo dire che mi ha fatto anche un po' sognare. Quindi il titolo è proprio giusto rispetto alla lettura del libro. Devo dire che anche il titolo, Una strada lastricata di sogni, è anche un titolo che mi ha riportato indietro anche a 2 anni fa. Che si basa sulle vicende di un uomo semplice, come ha definito Fabrizio prima, ma anche straordinario per le intuizioni che ha avuto nella sua vita e per la sua poliedricità. E fra queste, ecco, che ho voluto scrivere, c'è anche il Basket Festival, pur non essendo un libro incentrato puramente sul Basket Festival, è una storia che si sviluppa a Ferrara negli ultimi 50 anni. Ho voluto, per arrivare al Basket Festival, anche ridargli come una dignità che anche agli occhi dei ferraresi, che forse è la cosa più difficile, anzi quasi a trattarlo anche un po' male, a dire uff ancora, o il disagio che crea, il traffico, la gente in piazza.
qualche scherzo del destino in un boomerang per l'intero Basker Festival. Con la coda dell'occhio controllò le reazioni di Lucio accanto a sé. La mano destra stringeva la maniglia sopra la portiera. Stefano si chiese se il cantautore rimanesse immobile in quella posizione per nascondere il viso dagli sguardi dei passanti, mentre proseguivano lentamente tra le vie del centro pedonale. Bottoni ruotò la testa per osservarlo meglio. Dalla era pallido. Sembrava aver perso di botto il suo smalto di brillantezza. «Tutto a posto, Lucio?» chiese timidamente Stefano. L'artista bolognese continuò a guardare davanti a sé, con gli occhi incollati alla vettura prevista. Sembrava assente, finché non aprì bocca. «Sai dirmi come devo comportarmi, Stefano?» «In che senso?» fece l'altro, esterrefatto per quella domanda. Stefano scrutò il suo ospite. Dalla pareva preoccupato, di più, letteralmente impaurito. «Io non ho mai suonato in strada, ma ho deciso di provare, qua, all'interno di questo straordinario evento». Il cantautore sembrava combattuto, metteva insieme vari elementi su cui evidentemente stava ancora riflettendo. Poi si zittì in un istante, incamerando aria attraverso un lungo respiro. «Tra noi sei tu l'esperto di questo tipo di esibizioni. Hai dei suggerimenti da darmi?» Bottoni trasalì. Sentì un subbuglio divampare nello spazio compreso nella sua gabbia toracica. Proprio lui. Devo fare i complimenti per il luogo perché mi è veramente affascinante. Il luogo, l'invito e soprattutto l'impianto di amplificazione. Devo dire che raramente ho visto una sala con un impianto così perfetto. Di solito l'impianto è talmente curato male che può venire anche chissà chi, però che non si sentono fin sopra. Perché dico questo? Perché avere un appuntamento importante, avere un luogo prestigioso, avere un impianto scarso è una tristezza che non vi dico, quindi complimenti all'impianto che ci sta. E, no, non è un modo di dire, è un modo anche di ringraziare a modo mio e modo nostro, non è tanto modo mio, perché grazie a questo signore che ho a fianco sono riuscito a entrare in un meccanismo un po' difficile da spiegarmi, perché di solito un caro amico, quale mi dice, insomma, da tutta carina, dicendo: «Sai, i libri di solito si fanno a chi a chi e perché fu così». E la cosa mi prese bene, e al di là dei 70.000 euro che insomma abbiamo partorito per il copyright, di cui non voglio parlare perché c'era l'IVA, non IVA, ma questo è un altro discorso, ovviamente. E è stato il piacere di stare al gioco con me stesso. Con me stesso, cosa vuol dire? Vuol dire guardarti dentro e ricordare le cose che hai fatto, al di là delle fotografie che Leo ha citato nell'ufficio che abbiamo noi a Ferrara, nell'ufficio, non è tanto, e guarda con chi sono, che ci può stare. Io guardo ogni tanto nelle giornate, un po' così, guardo che cosa abbiamo fatto. Che cosa abbiamo fatto? Cioè, quando la persona che avete davanti al microfono si reputa un privilegiato,